Cominciamo con oggi la parte 2 del corso. Affronteremo molto brevemente l'organizzazione dei genomi microbici in maniera molto semplificata, molto semplice. Sono sicuro che tutti l'avete già fatta quando avete fatto microbiologia generale e poi microbiologia molecolare. Rimenzionerò alcune delle cose che poi diventano importanti quando parleremo di come i geni vengono riconosciuti durante la metagenomica, come vengono trattati e quali sono alcuni dei problemi che affrontiamo. E la prossima lezione sarà sulle tecniche di campionamento e di studio della diversità microbica, per poi entrare nel vivo della parte sulla metagenomica, le definizioni, tutto il linguaggio che è associato alla metagenomica e al suo utilizzo. Non serve ricordarvi il dogma centrale nella biologia molecolare, da DNA a RNA, da RNA a proteine. Sappiamo che ci sono delle eccezioni a questo, ad esempio i virus retrotrascrizione che vanno da RNA a DNA, ma è importante tenerlo ben presente quando si affrontano tecniche di omica, non solo di metagenomica, perché metagenomica è una delle istanze specifiche di tutte le tecniche chiamate omiche in generale. Perché le tecniche di omica si applicano a differenti livelli del dogma centrale della biologia molecolare, si va oltre le proteine, si arriva fino ai metaboliti in realtà. E a seconda della tecnica che stiamo utilizzando, a seconda del livello su cui stiamo lavorando, se ci stiamo concentrando sui geni, sui trascritti e sulle proteine, otteniamo informazioni che sono molto diverse le une dalle altre e vanno interpretate in maniera completamente diversa. I genomi procariotici sono delle strutture relativamente semplici rispetto agli eucarioti, questo lo sapete bene. Sapete anche che dovreste sapere che la loro dimensione varia in maniera importante all'interno del dominio dei procarioti. Dalla dimensione dei genomi più piccoli di procariota, che sono simili a quelli dei grandi virus, fino alla dimensione di genomi procariotici che in realtà raggiungono quella dei piccoli eucarioti, quindi c'è una variabilità enorme. Generalmente, ma ci sono delle eccezioni, il genoma procariotico è circolare, è rappresentato da uno o più cromosomi circolari. Esistono delle eccezioni in cui i cromosomi di alcuni procarioti sono in realtà lineari. Queste sono più eccezioni rispetto alla regola. Al cromosoma procariotico, uno o più cromosomi, dipendendo dalla specie che stiamo analizzando, si associano di solito uno o più plasmidi, che sono anch'essi circolari generalmente, ma possono essere lineari. Contengono geni non essenziali, che però di solito possono fornire funzioni in più all'organismo e sono altamente mobili. I plasmidi sono uno dei modi, ad esempio, in cui gli organismi scambiano antibiotico resistenza. Una delle cose da tenere presente quando si lavora in metagenomica è la densità genica presente all'interno dei procarioti, che è in realtà di circa una chilobase per gene, ovvero 1000 paia di basi per un gene. Questa è la densità media. In realtà esistono molti geni che sono più lunghi di una chilobase, e arrivano ad esempio fino a 3 o 4 kilobasi. Generalmente è difficile che vadano oltre le 4 kilobasi. Esistono anche geni che sono composti da poche centinaia o da meno di 100 paia di basi, però la media è 1000 kilobasi. Per paragone, gli eucarioti relativamente semplici, come C. elegans, che viene utilizzata come modello, hanno una densità di geni di circa 0,2. Quindi se per i procarioti la densità è pari a 1, questi hanno un quinto della densità genetica, mentre ad esempio l'uomo ha una densità genica pari a 0,015. Quindi un sacco di DNA è necessario per codificare un singolo gene in media. L'altra differenza sostanziale è che gli eucarioti, i genomi eucariotici, contengono una grande frazione di DNA che è non codificante, mentre generalmente i procarioti la porzione di DNA non codificante è relativamente piccola. Esistono zone ripetute che non si sa che cosa fanno all'interno dei genomi procariotici, come anche quelli eucariotici, ma sono una frazione molto molto piccola. E non sono presente l'organizzazione tipica dei geni in esoni e introni, ma l'intero gene di solito codifica per la proteina. Non esistono alternative splicing, sono molto rari i fenomeni di riarrangiamento post-trascrizione, quindi è una struttura del genoma, è una struttura dei geni che è semplificata di molto. È importante tenere presente la densità genica perché ci dice in media quanti geni sono presenti per un dato genoma. Sapendo la grandezza del genoma, possiamo aspettarci con un piccolo errore di sapere già quanti sono i geni presenti.
Questa è una tabella che viene da una delle pubblicazioni presenti su NCBI, su uno dei database che analizzeremo molto presto, in cui sono raccolte una serie di esempi o organismi modello per gli eucarioti, gli archei e i batteri, e viene data la dimensione del genoma. Potete vedere che vi è una grande variabilità tra gli eucarioti e i procarioti, per esempio si passa da in megabasi, in questo caso in milioni di basi, si passa per gli eucarioti da circa una decina, 12 milioni di basi per Saccharomyces, si arriva fino a 32 milioni di basi, quindi 3 miliardi, 2 per l'uomo. Allo stesso modo, nei procarioti c'è una buona variabilità, ma generalmente si rimane al di sotto di qualche milione di basi. Potete vedere, ad esempio, Mycoplasma genitalium, che è uno degli organismi che è noto per avere un genoma particolarmente piccolo, a circa mezzo milione di basi, mentre alcuni degli altri organismi più studiati, come coli ad esempio, ma anche l'esempio di Bacillus o di Yersinia e così via, hanno genomi che si aggirano intorno ai 4, 4 e mezzo. La densità geni e gli archea generalmente leggermente più piccoli, tra l'1 e il 2 milioni e mezzo di basi, vedete Archaeoglobus e Metanococcus, un metanogeno. La densità genica si riflette proprio su come convertire la dimensione in milioni di basi in un certo numero di geni. Potete vedere che più o meno per genomi come Vibrio di 4 milioni di basi possiamo aspettarci circa 4.000 geni e non siamo molto lontani dalla realtà. Stessa cosa per Yersinia pestis e Escherichia coli che hanno dei geni mediamente un po' più lunghi, ma siamo nell'ordine di grandezza identico. Se guardiamo invece alle relazioni tra la grandezza del genoma e il numero di geni per gli eucarioti diventa molto più difficile, conosciuta la grandezza del genoma, fare una previsione per il numero di geni. È molto molto facile lineare per i procarioti. La densità genica ha anche un impatto diretto sull'utilizzo del genomi durante la metagenomica e dei geni durante la metagenomica, perché la loro codifica all'interno dei file che utilizziamo per l'analisi è molto molto semplice e occupa uno spazio limitato rispetto a quella degli eucarioti. Questo è un esempio di quella che viene chiamata scaling law, ovvero come due variabili che stiamo studiando scalano l'una rispetto all'altra, e possiamo vedere che vi è una grossa variabilità per i virus in verde tra la dimensione dei genomi e il numero di coding genes. Fate caso che queste strisce con bassissimo numero di geni presenti sono in realtà perché molto spesso per i virus non sappiamo il genoma perché cosa codifica, non siamo neanche convinti che siano proteine. Abbiamo una buona linearità, specialmente per i batteri e per gli archea, che come vedete si sovrappongono sostanzialmente in termini di grandezza del genoma e numero di geni che sono presenti. E poi questa linea immaginaria che passa tra la maggior parte dei virus, i batteri e gli archea che hanno una simile densità genica, comincia a curvare per gli eucarioti e diventa meno definita, scoprendo, mostrando quella variabilità di dimensione di cui parlavamo prima. Quindi, mentre c'è una scaling law, una linearità tra la dimensione del genoma e il numero di protein coding genes nei procarioti, si perde all'interno degli eucarioti. Questa mostra sostanzialmente la stessa cosa, questa volta zoomando solo per i procarioti, quindi in questa slide vedete solo batteri e archea, e vedete che la linearità in effetti è molto molto buona. Il numero di megabasi, di milioni di basi presenti in un genoma, correla linearmente col numero di ORF in un genoma. Qualcuno sa cosa vuol dire ORF? L'avete già incontrato? Sì, Sì. open reading frame. Open Esatto. Reading Frame. Praticamente è una definizione operativa che ci permette di dire che una certa sequenza di DNA in realtà ha una struttura con un inizio di trascrizione, e una struttura centrale e uno stop dopo una certa lunghezza considerata minima che viene stabilita a priori, per il cui ci sembra un gene che viene tradotto in qualcosa. Non sappiamo ancora se viene tradotto in una proteina o meno, o sono geni piuttosto strutturali come il 16S ribosomiale, che è un gene il cui RNA è strutturale, però ha un open reading frame, ha un inizio e una fine nella struttura del gene, per la trascrizione in questo caso più che la sua traduzione. Qui vediamo un esempio di quello che vi dicevo, la struttura in termini di molecole considerate i cromosomi e eventuali plasmidi.
Vedete per esempio che coli contiene generalmente una singola cromosoma principale di 4,6 milioni di basi. Vedete che Vibrio cholera contiene un cromosoma principale di 2,9, ma ha sempre al suo interno un megaplasmide di circa 1 milione di base. Potete vedere come Deinococcus radiodurans, uno degli organismi che resiste al maggior numero di poliestremi conosciuto, studiato molto per la sua capacità di DNA repair, per esempio, quando esposto alle radiazioni, contiene due cromosomi, un megaplasmide e un plasmide classico. I due cromosomi hanno una dimensione molto diversa tra loro. E vedete, ad esempio, Borrelia burgdorferi, che è il causative agent del Lyme disease, che contiene tra 7 e 8 cromosomi totali, di cui una parte sono circolari e 11 sono molecole lineari. Quindi non esiste un cromosoma principale che contiene tutti i geni, ma in realtà esiste un cromosoma lineare abbastanza corto, meno di 1 milione di paia di basi, e una serie di plasmidi circolari e lineari che sono sempre presenti e che codificano comunque per una porzione sostanziale, tutti insieme, dei geni che questo organismo ha. Questo per darvi un'idea della variabilità delle cose, che ha un'importanza enorme in metagenomica quando si tentano di ricostruire i genomi di organismi sconosciuti presenti all'interno del nostro campione. I plasmidi, abbiamo detto, contengono almeno quelli facoltativi, non quelli obbligatori, come vedevamo in Borrelia un attimo fa, contengono una serie di geni che non sono geni che sono strutturali, che non sono geni che sono necessari per la sopravvivenza dell'organismo, ma in molti casi in realtà forniscono funzioni aggiuntive che possono risultare fondamentali per la fitness in un dato ambiente, quindi non sono di per sé necessarie per l'attività dell'organismo, ma possono fornire funzioni che sono fondamentali per l'attività. Un esempio sono la resistenza agli antibiotici, ma in alcuni casi anche l'attività degradativa di alcune molecole, piuttosto che la patogenicità e la capacità di colonizzare un certo host. Questo è come generalmente vengono visualizzati i genomi procariotici. Avete già visto probabilmente immagini di questo tipo. Abbiamo due cerchi, che hanno una distribuzione, dei geni che è controrotante, in cui abbiamo quelli presenti sul positive sense nel cerchio più esterno, in questo caso, ma non è obbligatorio, e quelli presenti sulla strand antisense presenti all'interno. La dimensione delle frecce che vedete normalmente è proporzionale alla lunghezza dei geni, ma non sempre, dipende da quanto è grande il genoma. La loro colorazione può indicare aspetti funzionali, aspetti di annotazione. Ad esempio, si potrebbero colorare in grigio tutte le sequenze per cui non si ha una funzione annotata, in modo da immediatamente indicare quali sono i geni per cui è nota la funzione e quali sono le cosiddette hypothetical protein, proteine ipotetiche di cui non è nota la funzione. In questo caso, all'interno del cerchio è stato inserito una terza informazione che è G-siskiyu, ovvero lo scostamento del contenuto di guanina e citosina rispetto alla media del genoma. E possiamo vedere quali sono i tratti del genoma che contengono meno guanina e citosina e quelli che ne contengono in più. Può essere interessante analizzare il contenuto, la distribuzione dello scostamento del contenuto di guanina e citosina per identificare, ad esempio, fenomeni di horizontal gene transfer, piuttosto che l'origine di replicazione o altre cose di questo tipo. Questo tipo di visione del genoma può essere facilmente ottenuto andando al sito che vedete in basso a destra, gcview.california, o Canada, credo sia, appunto Canada. È uno dei siti, dei molti siti che guarderemo in realtà, perché vi darò una lunga lista di siti che possono essere utilizzati per la genomica e la metagenomica, che ci permettono di caricare una qualsiasi sequenza di DNA e di visualizzarla in questo modo. Se è un genoma procariotico completo viene visualizzato un genoma chiuso come questo, se sono incompleti vengono visualizzati dei frammenti ed è possibile decidere quali geni presentare sulla notazione esterna. Torniamo su un concetto che abbiamo già detto due volte e lo diremo questa volta ancora e lo ridiremo un sacco di volte. Il concetto della specie è un concetto complessissimo in microbiologia, questo perché le barriere
al flusso di geni che sono centrali al concetto di specie in zoologia, in botanica, non sono presenti all'interno del mondo dei procarioti. In questo momento si utilizza una combinazione di diverse tecniche per definire una specie, comunque io lo manterrei tra virgolette parlando a livello procariotico. C'è un golden standard che prevede una differenza sul 16S, una differenza sul genoma, una similarità tra l'attività metabolica e la chemotassonomia, che però spesso viene messa in discussione dalla nostra attività. E in particolare la genomica e la metagenomica, invece di chiarire i limiti tra le specie, li hanno confusi completamente. Faremo un'analisi insieme, daremo un'occhiata alla tassonomia. Io brevemente ve l'ho già accennato quando abbiamo parlato dei diversi modi di classificare i microrganismi. Vi farò vedere come esistono oggi più tassonomie parallele per i procarioti che rendono difficile lavorare all'interno della microbiologia perché lo stesso gruppo di microrganismi ha nomi diversi a seconda che ci si basi sulla tassonomia classica, ovvero la chemotassonomia polifasica che è riconosciuta dalla Commissione internazionale sulla genetica, sulla tassonomia dei procarioti, che ci si basi sul 16S. Quindi esiste una tassonomia basata sul 16S ribosomiale che ha una sua struttura e dei suoi nomi, o che ci si basi sul genoma, perché esiste anche una tassonomia basata completamente sui genomi. Quindi sull'utilizzo di proteine multiple, di geni multipli invece che un solo gene come il 16S, che ha una struttura e dei nomi che sono completamente diversi. E purtroppo la mappatura tra queste tre tassonomie diverse non è una a uno, ma è complessa. E ognuno dei gruppi con cui vi troverete a lavorare può avere nomi, strutture e relazioni completamente diverse a seconda di quale tassonomia si stia utilizzando. Per la parte di ripasso dei gruppi procariotici, abbiamo utilizzato la tassonomia classica, quella presente sui libri di testo. Purtroppo quella tassonomia non tiene conto di un gran numero di fila e di gruppi che sono non coltivati, e quando si lavora in metagenomica bisogna invece utilizzare tassonomie alternative e si può scegliere se basarsi sul 16S o basarsi sull'intero genoma, a seconda di quali sono i pitfall, i downfall con ognuna di questi due approcci. Altra cosa importante da tenere presente è l'organizzazione di un gene all'interno dei procarioti. Anche queste sono cose che avete sicuramente fatto. Esistono delle porzioni intergeniche di DNA che generalmente sono molto molto brevi nei procarioti. Abbiamo una zona di regolazione della trascrizione che è stata classicamente studiata in organismi come Bacillus o Coli o Pseudomonas o alcuni altri organismi. Non sembra essere presente in tutti i gruppi procariotici. Sembra che alcuni dei procarioti estremofili che vivono a più alta temperatura abbiano una minima parte di regolazione genomica, e addirittura esistono evidenze che alcuni genomi particolarmente piccoli non abbiano regolazione genica di alcun tipo e siano continuamente trascritti per intero. Questo vuol dire che mancano quegli aspetti di upregulation e downregulation dei geni, che sono relativamente importanti quando si analizza la metagenomica, ma molto importanti quando si passa verso la metatrascrittomica o la metaproteomica. A valle del sistema di regolazione del promotore e delle zone tipiche che vengono riconosciute all'interno di un gene, come la Schindler-Garnaut sequence per l'attacco del ribosoma e la TATA box per la preparazione alla trascrizione, si ha una zona codificante che può essere composta da uno o più geni, sono presenti gli operoni all'interno dei procarioti, anche se in questo caso a livello computazionale sono difficili da identificare, non è sempre facile identificare la struttura operonica all'interno dei procarioti, proprio perché spesso mancano zone di regolazione comuni, e all'interno di questa zona trascritta abbiamo un codone di start, generalmente un AUG, che codifica per una metionina, quindi con poche eccezioni tutte le proteine procariotiche codificano con una metionina, e abbiamo più codoni di stop possibili con una zona di terminazione della trascrizione. I programmi che utilizziamo per identificare i geni generalmente non cercano le zone di regolazione o le zone intergeniche, semplicemente cercano sul genoma tutte le metionine, tutti i possibili codoni di start, identificano tutti i possibili codoni di stop,
E poi fanno una selezione sulla base della lunghezza del trascritto e sulla similarità verso trascritti che già conosciamo e assegnano la presenza di una ORF, di un gene putativo all'interno di questa zona. È un'operazione computazionale relativamente semplice che però ha dei problemi perché siccome ci basiamo su quello che già conosciamo, molto spesso perdiamo di vista geni o strutture che magari non sappiamo essere presenti. Un esempio sono geni molto corti che spesso vengono saltati e non riconosciuti da questi programmi. Inoltre sapete che il codice genetico ha un certo utilizzo dei codoni per identificare amminoacidi. Non tutti gli organismi utilizzano la stessa tavola traslazione, non so neanche come si dice in italiano, translation, per cui va applicata una tavola specifica, generalmente indicata come tavola 11 all'interno dei programmi che utilizzeremo, che è specifica per i procarioti. Gruppi diversi hanno tavole diverse che vanno applicate. Quando identifichiamo finalmente i geni, abbiamo diversi modi di visualizzare i geni che si trovano all'interno di un genoma e di un metagenoma. La maggior parte delle cose che diremo per la metagenomica, in realtà valgono anche per la genomica, perché analizzare un metagenoma non è altro che analizzare una collezione di genomi di cui a volte non sono ben riconosciuti i boundaries, non sono identificabili come separati, ma ci sono delle tecniche come il binning nei MUGS che affronteremo, che serve proprio per ricostruire i genomi. Facciamo un'ipotesi semplice di come normalmente vengono visualizzate le cose. Questo è uno dei grafici del ciclo dell'azoto che abbiamo già visto quando parlavamo di biogeochimica. La differenza di questo grafico rispetto agli altri che abbiamo guardato è che ognuno degli step è annotato in rosso con i geni responsabili per quello step del ciclo. Ad esempio, da nitrito a nitrato sono presenti tre geni diversi, che sono la nitratoreduttasi assimilatoria, va da sé che viene utilizzata per assimilare il nitrato all'interno della cellula per poi utilizzarlo ad esempio nei gruppi amminici degli amminoacidi, e l'enitratoreduttasi respiratoria, la NARGI, e periplasmica, la NAPA. Anche questa in realtà è una respiratoria, ma è utilizzata per, non mi viene neanche questo in italiano, dissimilazione, dissimilatory nitrate reduction. Uno di questi geni, ritrovato all'interno dei metagenomi, generalmente viene visualizzato. Per esempio, la NAPA, che vediamo che fa questo step da nitrato a nitrito, viene visualizzato con la struttura del suo operone. Questo è l'operone della NAP in Escherichia coli. A seconda del tipo di studio che state facendo in metagenomica, è di interesse solo aver trovato il gene principale, l'unità catalitica del gene, la NAPA, all'interno del nostro metagenoma, o potrebbe essere interessante ricostruire la struttura dell'intero operone, che contiene non solo la NAPA, che è la subunità catalitica, ma anche NAPB, che è la seconda subunità del gene NAPAB, che è la parte catalitica dell'enzima, ma anche le unità di ancoraggio di membrana, NAPGH, il ciaperone di maturazione e altri geni accessori. Sicuramente all'interno di un metagenoma o all'interno di un genoma, identificare l'intera struttura ci dà una quantità di informazioni in più rispetto a solo identificare il gene catalitico, perché suggerisce qualcosa circa il meccanismo di funzionamento. Un modo alternativo di visualizzare le cose all'interno della metagenomica e della genomica non è attraverso la struttura dell'operone, ma attraverso un modello che ricostruisce il funzionamento di questo complesso enzimatico per la riduzione del nitrato a nitrito. In questo caso potete vedere una membrana idealizzata dove è presente una zona citoplasmatica e una zona periplasmatica. Vediamo le proteine interne come il ciaperone e la proteina di supporto. Vediamo le proteine che sono ancorate alla membrana e sono delle proteine che servono per la trasmissione degli elettroni dal gruppo dei menacquinoni di membrana. E vediamo una proteina aggiuntiva esterna e poi la zona catalitica NAPAB. Lo studio dei geni presenti in un metagenoma ci dà tante informazioni oltre alla presenza del gene. Ad esempio, la localizzazione cellulare, periplasmatica, sulla membrana o all'interno, è data da sequenze di traslocazione o dalla presenza di membrane, di eliche transmembrana, che possono essere computazionalmente analizzate. Una volta che otteniamo i nostri geni, possiamo utilizzare dei programmi che vanno all'interno dei geni e verificano o per la presenza di sequenze
di trasferimento all'esterno nella zona periplasmica, oppure per la presenza di eliche transmembrana che suggeriscono che la struttura che stiamo guardando sia in effetti associata alla membrana. Allo stesso tempo possiamo guardare per la presenza di dei motivi ripetuti, e qui poi parleremo meglio della struttura, come si guarda la struttura di un gene, che suggeriscono la presenza di dei cofattori. Vedete, all'interno di questo modello sono presenti, ad esempio, cofattori ferro-zolfo per alcune delle proteine, e in alcuni casi cofattori di ferro come un gruppo M o la presenza di un molibdeno come unità catalitica. Sicuramente, vedete qui in giallo segnata la NAPEI, trovare la NAPEI all'interno di un metagenoma suggerisce che ci sia nitrato riduzione. Guardarne la struttura, ma ancora di più approfondire la struttura di ognuna delle proteine, e quando intendo struttura si può spingere il tutto fino a ricostruire la struttura tridimensionale di uno dei geni trovato all'interno del metagenoma, ci dà un sacco di informazioni in più. Quello che succede quando facciamo metagenomica, di qualsiasi tipo, ma specialmente ambientale, è che generalmente siamo interessati a un certo numero di geni che fanno alcune funzioni ecosistemiche fondamentali. Una delle cose che facciamo, per esempio, è ricostruire tutti i geni presenti di un dato ciclo biogeochimico, e poi possiamo spingerci oltre a parlare della loro presenza e abbondanza, e vedremo come, possiamo spingere il nostro approfondimento oltre fino ad arrivare a ottenere strutture tridimensionali, modelli tridimensionali dei geni incontrati per poter trarre delle conclusioni circa la loro presenza in ambiente, la loro risposta ad alcune variabili ambientali, la diversità tra campioni diversi che stiamo analizzando, non solo in termini di sequenza, ma in termini di meccanismo di funzionamento o struttura. Non c'è limite alla complessità analitica a cui possiamo arrivare partendo dalle sequenze ottenute con analisi di metagenomi. Nel parlare delle sequenze, della struttura dei genomi, è importante tenere presente alcune definizioni. La prima è di similarità di sequenza. La sequence similarity definisce semplicemente il grado di similarità tra due sequenze. È calcolata da algoritmi diversi che hanno modi diversi di dare più o meno peso all'inserimento di vuoti, di spazi, di delezioni, di inserzioni. La similarità tra sequenze si può sempre calcolare, tra sequenze qualsiasi. Non implica in alcun modo che quelle sequenze abbiano un'origine comune. Quindi la similarità è qualcosa che possiamo sempre misurare. Dobbiamo però a un certo punto della misura della similarità della sequenza chiederci se effettivamente stiamo guardando sequenze che siano omologhe. In questo caso l'omologia di sequenze assume che le due sequenze siano in realtà derivate da un antenato comune, quindi ci sia una relazione evolutiva tra le due sequenze. Nell'analizzare i genomi, nel costruire alberi filogenetici, nell'identificare i geni, l'omologia è un concetto molto molto importante. Praticamente parlando, è molto difficile essere certi della provenienza da un unico antenato delle sequenze. Esistono dei range entro cui si parla di omologia di sequenza. Classicamente, nell'analisi computazionale dei geni che hanno una similarità su tutta la lunghezza del gene di almeno il 40%, quindi almeno 40% del gene è conservato, sono considerate sequenze omologhe. In realtà esistono esempi di sequenze che hanno una similarità più bassa, che però sappiamo derivare da antenato comune e che hanno la stessa funzione, perché poi la similarità di sequenza e la similarità di funzione sono due concetti molto distanti, ma esistono anche esempi di sequenze che hanno una similarità molto molto elevata, anche oltre il 90%, ma in realtà hanno funzioni completamente differenti e sono solo frutto di convergenza evolutiva. Sono aspetti molto complicati dell'analisi, per cui si usano dei proxy e delle convenzioni, ma sono sempre da tenere presente. Una volta che abbiamo identificato zone che hanno una certa similarità e di cui sappiamo essere sequenze o abbiamo ipotizzato che siano sequenze omologhe, possiamo parlare di regioni conservate. Le regioni conservate all'interno di un gene sono delle porzioni del gene che sono molto simili tra geni diversi, che quindi non sono variate. Le porzioni conservate di un gene, chiamate anche domini conservati, sono di solito, corrispondono all'interno di un gene di solito, ad esempio, con i domini catalitici degli enzimi, con le zone che legano a dei cofattori. Per esempio,
esiste una certa sequenza che lega a un ferro zolfo, generalmente sono quattro cisteine in un certo pattern. Tutte le volte che incontriamo una regione conservata che contiene queste quattro cisteine, si parla di dominio conservato che lega la ferredossina, per esempio ferro zolfo. Un concetto simile è quello di sintenia. È un'area di un genoma, questa volta, quindi di solito non si parla di una piccola porzione di un gene, ma di un'area più ampia, che è conservata tra diversi organismi. Quindi se conserved domain si parla di regioni conservate tra geni omologi, nella sintenia si parla di regioni conservate tra diversi organismi. Un esempio è qui sotto, dove due specie condividono numerosi geni che sono stati in alcuni casi riorganizzati, ma un esempio più pratico viene fuori, ve lo faccio vedere dopo. Quindi se ammettiamo di aver identificato due sequenze geniche che sono simili tra loro e che sono omologhe, vengono fuori concetti classici a livello di genetica evolutiva che sono quelli di omologi, appunto geni che sono hanno un antenato comune, paralogs, che sono geni all'interno di un organismo che sono simili tra di loro e che sono il risultato di una duplicazione genica, o ortologi, che sono geni trovati all'interno di un organismo che sono simili a quelli trovati in altri organismi e frutto di speciazione. Sia gli ortologi che ortologs che paralog sono in realtà geni omologhi. Quando messi insieme, questi costituiscono una famiglia di geni, ovvero un gruppo di geni che hanno un'omologia, hanno una storia comune, che però possono aver assunto funzioni che sono completamente diverse. Una delle famiglie più studiate nel mio campo, nel mio laboratorio, è quella delle DMSO, dimetilsulfoxide. Sono geni che in media contengono diversi gruppi ferrozolfo e un molibdeno come metallo principale catalitico e che fanno funzioni molto molto diverse. Lavorano sia col nitrito che col solfato che col formato, quindi hanno funzioni molto diverse, ma si sono originate tutte da un antenato comune. Questo è un esempio tipico di analisi della sequenza proteica in questo caso, ma si può fare un esempio simile sulla sequenza di DNA, in cui vedete zone che sono simili, colorate con un colore simile, e che sono conservate all'interno dei geni. Quindi parliamo di domini o regioni conservate. Vedete anche che si possono interpretare queste regioni dal punto di vista della loro struttura secondaria. Per esempio viene identificata un'alfa elica, qui nella zona centrale di questi geni, e viene identificato un beta sheet nella zona laterale. Questo tipo di analisi è il risultato di quello che si chiama un allineamento di sequenze, che è il modo con cui si utilizza per identificare la similarità, e vedete ad esempio l'inserimento di alcuni gap, perché vi sono quello che il programma interpreta come inserzioni all'interno tra le nostre sequenze. Se guardate un attimo da questo lato del nostro allineamento, dove vediamo delle T, due T, la I e la F, poi SP. Vediamo che questa sequenza TTIFSP è conservata per tutti, con l'eccezione della penultima, in cui al posto della T, della I, è presente una T. In realtà esistono allineamenti alternativi che si possono fare. Potrebbe essere allineato in modo da ottenere tre T con un puntino per tutti, quindi uno spazio, e poi una I per tutti che manca solo per la T. Avremmo inserito un gap in tutte le sequenze con la I e un gap nella sequenza con la T. O potrebbe essere il contrario, avviene un gap tra le tre T presente e poi un gap per allineare la T agli altri. L'inserimento di questi spazi, di questi gap, a livello computazionale gli viene dato un peso, una penalità, per cui si tenta di minimizzare il numero di gap inseriti e viene calcolato, a seconda del tipo di amminoacidi che vengono sostituiti, una penalità anche per quello, perché ad esempio da una isoleucina a una leucina gli amminoacidi non hanno un cambiamento, come vedete qui, leucina, valina, isoleucina, è un cambio di amminoacidi che hanno simili proprietà, per cui è un cambio che, considerando anche la variazione della terza base dei codoni, è un cambio che è abbastanza semplice evolutivamente, non impatta la proteina. In alcuni casi invece questi cambi possono avere impatti molto grossi. Passare da ST a isoleucina e valina invece ha un impatto abbastanza grande. A tutti questi spostamenti, agli inserimenti del gap, vengono dati a livello computazionale dei pesi che ci permettono di tentare di ricostruire
il percorso o le modifiche, il numero di spostamenti più parsimoniosi dal punto di vista dello dispendio di energie e delle modifiche. Quello che guardiamo quando guardiamo un allineamento e quello che guardiamo quando guardiamo in genere relazioni tra proteine non è la realtà, ma è semplicemente un'ipotesi. Un'ipotesi data dal tipo di assunzioni che abbiamo inserito nei nostri modelli. Questo è un esempio di sintonia. In questo caso state guardando di nuovo la nitrato reduttasi. La nitrato reduttasi in diversi organismi. I primi due organismi sono Epsilon proteobatteri o Campylobacterota, secondo la nuova classificazione basata sui genomi. Poi vediamo una serie di Aquificales, 1, 2, 3, 4 fino a Thermovibrio ammonificans. Aquificales e l'ultimo è un delta proteobatterio. Se vi fermate a guardare la struttura dei genomi di questi operoni per la nitrato reduttasi, potete vedere che i due Epsilon hanno una struttura pressoché identica, vedrete le zone che si intersecano per conservarle. Sul foramen in questo caso ha due open reading frame all'interno dell'operone che Caminibacter mediatlanticus non ha, e poi vedrete che la stessa struttura è conservata anche all'interno dei due dei nostri Aquificales, che generalmente hanno sia la NAP-A conservata che NAP-GH, le strutture di membrana, NAP-B che è il cofattore di NAP-A e poi abbiamo FLD. Se ci spostiamo all'interno dei delta e di uno degli altri Aquificales, T. ammonificans, vediamo che mentre la sua subunità catalitica A è conservata, la subunità B in verde è assente. Abbiamo ancora il ciaperone di maturazione necessario per la maturazione dell'apoproteina NAPA e poi le zone di membrana, GH, che sono conservate tra tutti. Uno dei delta e termovibrio hanno due subunità che non sono presenti dalle altre parti, che sono conservate tra loro, che sono NAPM e una NAPC, un citocromo. L'analisi dell'operone suggerisce che Epsilon e Aquificales abbiano meccanismo comune, probabilmente hanno scambiato in tempi recenti l'intero operone per la nitrato riduzione, mentre questo Aquificales V, termovibrio ammonificans, non contiene la versione Epsilon del sistema, ma ha probabilmente scambiato e ottenuto la capacità di respirare il nitrato dai delta proteobatteri. E questo può essere conservato facendo degli alberi filogenetici della subunità principale e delle subunità di membrana che fanno vedere come i geni di T. ammonificans siano più simili ai delta piuttosto che agli altri Aquificales o agli Epsilon. Quindi questo tipo di analisi di zone di sintenia e di conservazione dei geni ci permette di identificare in effetti i fenomeni di lateral gene transfer. Stessa cosa si può fare con i genomi virali, che generalmente sono lineari, sono molto più piccoli, densità genica simile. Vedete qui cinque genomi virali allineati che fanno chiaramente vedere quali sono le zone conservate e quali non lo sono. La grande quantità di geni in grigio. Generalmente già il grigio viene utilizzato per le proteine ipotetiche di cui non si sa l'attività, vi fa vedere che all'interno dei genomi virali in realtà conosciamo un numero di geni piccolissimo. L'horizontal gene transfer che abbiamo appena visualizzato guardando la struttura degli operoni è uno dei meccanismi principali di trasferimento genico e di evoluzione presente all'interno dei procarioti ed è anche uno dei meccanismi che incasina di più l'analisi dei genomi e dei metagenomi. È complicato ricostruirlo, in alcuni casi è chiaro perché si guarda il contesto di un gene e si capisce che l'intero operone è stato trasferito, in altri casi è molto molto complesso. Sembra che sia anche molto abbondante in natura. Sappiamo che esistono meccanismi diversi di horizontal gene transfer, conosciamo il trasferimento verticale, duplicazione, passaggio alle cellule figlie, non so in italiano come si dice. Dall'altra parte l'horizontal gene transfer, che può essere per uno o più geni, può avvenire tramite trasformazione, transduzione o coniugazione. E quindi si ottiene una progenie che è in realtà un misto tra trasferimento verticale e quello orizzontale. Parlavamo prima della presenza di trasposoni, di plasmidi, ma allo stesso tempo i fagi, quando sono lisogenici possono favorire l'inserimento di geni all'interno del cromosoma del batterio o dell'archea del procariote. Sono importanti poi i meccanismi di riarrangiamento. Il fago può diventare silente e rimanere permanentemente integrato. Il trasposone può dare incontro a riarrangiamenti del cromosoma, ad esempio l'inversione,
vediamo in questo caso sembra sia stata mediata dalla presenza di un trasposone che ha favorito l'inversione durante il passaggio tra gli epsilon e gli apificales, o possono crearsi fenomeni per cui porzioni del plasmide vengono trasferiti al cromosoma principale. Vi sono un sacco di studi che guardano all'impatto dell'horizontal gene transfer in natura. Questo è uno degli studi anche abbastanza vecchio del 2000, ma ne esistono altri che potete consultare. In questo caso si è preso alla fine degli anni 90 tutti i genomi presenti sulle NCBI, che erano un numero abbastanza limitato, come vedremo, e si è valutata con una serie di costrutti matematici la quantità di horizontal gene transfer presente. E potete vedere che si arriva fino a circa il 13% del genoma acquisito come horizontal gene transfer. In realtà studi più recenti fanno vedere che forse fino al 25% di alcuni genomi è stato acquisito nel corso dell'evoluzione dell'organismo tramite horizontal gene transfer. Studiare le relazioni evolutive dell'organismo è sempre molto diverso che studiare le relazioni evolutive del gene. E di solito è necessario studiare entrambe per capirne l'evoluzione. Questo è l'esempio di una delle storie evolutive di un gene della Rubisco, che abbiamo già guardato quando abbiamo parlato di Calvin Benson, che è stata ricostruita più volte perché ci sono aspetti che non sono chiari e si tenta di capire come sia stata scambiata all'interno dei diversi gruppi. Si parte da un gene ancestrale. Sappiamo che questo gene è andato incontro a duplicazione, ha generato quelle che vengono chiamate Rubisco-like protein alfa, che sono in realtà impegnate nel metabolismo della metionina. Il gene ancestrale probabilmente è andato incontro a una seconda duplicazione e ha generato le Rubisco-like protein di tipo 5, che sono chiamate beta e gamma, che hanno una funzione completamente sconosciuta. Si ipotizza che funzionino per bilanciare lo stato redox della cellula. A questo punto, dalla duplicazione viene fuori la Rubisco, così come la conosciamo noi, la subunità grande della Rubisco, che a sua volta si è differenziata in Rubisco di tipo 2 all'interno dei Purple Bacteriae, Rubisco di tipo 1 all'interno dei Cianobatteri e una Rubisco di tipo 3 di cui non è chiara l'attività all'interno dei metanogeni. Adesso è chiaro che le Rubisco presenti nei Purple Bacteriae, Cianobatteri e metanogeni sono vicine tra loro evolutivamente. Nonostante ciò, questi tre gruppi sono a livello organismale molto molto lontani evolutivamente. Quindi, da qualche parte durante la storia evolutiva di questi gruppi, antenati comuni o organismi intermedi hanno scambiato a livello orizzontale alcune dei geni che poi sono andati incontro a duplicazione e speciazione. Uno dei geni principali che si usa all'interno dell'analisi della diversità microbica sono dei geni cosiddetti marker. In realtà esistono un gran numero di geni marker. Un buon gene marker è un gene che è presente in tutti i procarioti o comunque in tutto il gruppo che si sta tentando di analizzare, perché non è detto che voi vogliate analizzare la diversità di tutti i procarioti presenti in un dato campione. Potreste essere interessati, ad esempio, solo alla diversità dei cianobatteri. In quel caso la Rubisco è un buon gene marker all'interno dei cianobatteri. Sono geni che generalmente dovrebbero avere una sola copia all'interno di ogni genoma, questo spesso non è vero, però generalmente vengono considerati single copy, e in questo caso il primo gene che guarderemo è uno che subito non rispetta questa regola, e dovrebbero essere geni per cui si ha una bassa evidenza di horizontal gene transfer, o ancora meglio, nessun horizontal gene transfer, ovvero questi sono geni che dovrebbero seguire la linea verticale di trasmissione, quindi dirci la storia evolutiva dell'organismo, non del gene. Il gene più utilizzato in assoluto fin dagli anni 70 è il 16S ribosomiale. Lo abbiamo nominato più volte perché è un buon gene per essere utilizzato come marker. Primo perché è presente all'interno di tutti i procarioti e non solo. Grazie agli organelli è presente anche negli eucarioti, dove abbiamo il 16S mitocondriale e il 16S presente nel cloroplasto. Secondo, è un gene che per la sua struttura è variato poco in alcune zone. Molto poco in alcune zone durante l'evoluzione ed è variato tantissimo in alcune altre. Qui vediamo la struttura secondaria del nostro 16S, in cui sono evidenziati con colori diversi le cosiddette zone variabili. All'interno di queste zone variabili, i loop segnati qui con in grassetto, non so se si vede dal vostro
attraverso lo schermo, i loop segnati in grassetto sono regioni ipervariabili, mentre le zone core in grigio più chiaro sono zone che sono variate poco. Se stendiamo il gene 16S, abbandoniamo la struttura secondaria e andiamo in orizzontale, è un gene di circa 1570-1560 paia di basi, in realtà la lunghezza completa è variabile da genoma a genoma, e contiene 9 regioni ipervariabili. Queste 9 regioni ipervariabili cambiano così tanto che spesso, non sempre perché non è sempre vero, ma spesso ci permettono di distinguere non solo un genere dall'altro, ma spesso anche uno strain o una specie l'una dall'altra. Piccole variazioni di nucleotidi in queste zone ipervariabili ci permettono di identificare gruppi diversi. Naturalmente, se idealmente noi vorremmo utilizzare l'intero gene 16S per fare questo lavoro, perché così avremo tanta informazione di variabilità da poter paragonare tra gruppi diversi. Nella realtà, questo è limitato dalle tecnologie di sequenziamento, che guarderemo la prossima volta, che nella maggior parte dei casi, con poche eccezioni, ci permettono solo di ottenere un frammento del 16S ribosomiale durante l'analisi della diversità ambientale. E scegliere quale regione variabile utilizzare è molto importante, perché le regioni variabili hanno una risoluzione diversa a seconda dei gruppi che stiamo analizzando. Per esempio, una delle regioni più utilizzata a livello di analisi, che è la V4-V5, ha un'ottima risoluzione per alcuni gruppi, ma non permette di arrivare neanche a livello di genere per altri gruppi. Quindi tutto quello che sapremo è che famiglia è presente in ambiente. In alcuni casi è utilizzata molto di più la regione V9. Oltre a questa selezione delle regioni variabili, è anche importante scegliere quali primer usare per amplificare questa sezione, perché alcuni primer sono più specifici per alcuni gruppi rispetto ad altri, o ad esempio tendono ad amplificare il mitocondriale e chi fa studi di microbiota umano vorrebbe evitare di avere il suo campione pieno di mitocondriale dell'ospite. La scelta dei primer, della lunghezza del frammento e della regione variabile è uno degli aspetti fondamentali nell'analisi della diversità microbica basata su gene marker. Va da sé che oltre al 16S si può scegliere di utilizzare altri geni, ad esempio si possono amplificare le proteine ribosomiali, si può utilizzare la polimerasi, si può utilizzare la girasi, vi sono una serie di altri geni che possono essere utilizzati, però di gran lunga, tipo 97% degli studi che utilizzano geni marker in realtà utilizzano 16S per i procarioti e il 18S per gli eucarioti. Con questo io in realtà oggi ho finito. Avete domande, commenti?